ragazze, ciao ragazzi, finalmente lo so, finalmente sto per filmarvi il video aggiornato sulla mia collezione di scarpe. Se il background mi sembra un po' buio perché ho già spostato nella cabina armadio la ring light. Comunque finalmente lo so, vi ho fatto aspettare tantissimo, non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo dal primo video che avevo fatto sulla mia collezione di scarpe. Credo sia passato un anno e qualcosa, una roba del genere, un anno e mezzo, boh, non lo so, comunque parecchio tempo e credo di aver fatto molti nuovi acquisti per quanto riguarda le calzature, quindi credo che la collezione si sia estesa parecchio nel frattempo e forse per questo che me l'avete chiesto questo video, perché avete notato tante aggiunte. Quindi senza aggiungere altro vi porto nella mia cabina armadio e vi faccio vedere tutto. Eccoci qua, non so in realtà da dove iniziare perché non mi ricordo esattamente quelle che ho comprato da quando ho fatto l'ultimo video, quindi perdonatemi, voi sicuramente vi ricordate molto meglio. Comunque cercherò di fare una panoramica generale, anche se non credo di avere una collezione gigantesca di scarpe sinceramente, però visto che me l'avete chiesta, eccola qua. Qualche giorno fa io e Tomas abbiamo aggiunto 4 mensole perché nell'altro video eravamo nell'altro appartamento e qui invece è una sistemazione molto diversa. Se avete visto il mio video sulla cabina armadio eccetera sapete che appunto la sistemazione è cambiata e non avevo abbastanza spazio, quindi invece di aggiungere un'altra scarpiera, che in realtà queste sono librerie Billy di Ikea, io le uso come scarpiere, appunto non ho dovuto aggiungere un'altra libreria, è bastato aggiungere 4 mensole per libreria, quindi ne abbiamo aggiunte 4 di qua ed è stato un vostro consiglio tra l'altro, 4 da questa parte e 4 da quest'altra parte, infatti abbiamo utilizzato lo spazio meglio e vorrei aggiungere un'altra mensola anche qui da questa parte e dopodiché credo che davvero non ci sia più spazio per le scarpe in queste librerie. Ci avviciniamo un po' di più e vi faccio vedere. Allora, qui ho messo le scarpe con il tacco, queste sono aperte e le ho prese su ASOS ovviamente. 3/4 delle scarpe che vedrete credo io le abbia acquistate su ASOS. Poi ci sono queste nude che ho usato solo un paio di volte ma sono molto belle. Poi ci sono queste Dior che se avete visto il mio video sui prodotti costosi da non acquistare riconoscerete perché sono belle ma sono tremendamente scomode. Non so se sia la forma del tacco perché forse se fosse un pochino più verso il centro farebbero meno male, non lo so, comunque o forse è il tipo di pelle. Fatto sta che sono molto dolorose. E poi ci sono queste che avevo preso da Zara, che avevo indossato a Dubai, le avevo prese proprio per l'evento di Dubai e le ho indossate ovviamente anche dopo, ma insomma le avevo prese proprio per quell'evento. Poi qui ci sono le Valentino, queste invece a differenza delle ballerine della stessa linea Rockstad sono super comode, comunque non so perché ma sono molto comode, infatti le ho indossate anche per andare tipo a camminare su terreni non proprio adatti ai tacchi, però non ho avuto problemi e queste secondo me sono bellissime, mi piace l'accostamento nero e nude, mi piacciono le borchie che sono color platino, non sono troppo gialle e sì, questa linea Rockstad mi piace tantissimo anche nelle calzature, infatti poi vedrete che ne ho altre. E poi queste ve le avevo fatte vedere, le avevo prese da Zara anni fa ancora ad Amsterdam, sono state tipo una delle prime décolleté che ho comprato, perché se seguite i miei video dall'inizio sapete che inizialmente quando ho iniziato a fare YouTube non volevo mai mettere i tacchi perché ero troppo alta con i tacchi, invece poi ho iniziato ad usarli. Queste anche le conoscete, sono di Gucci, ve le avevo fatte vedere, mi ricordo perché ce l'ho da un po' di tempo e sono molto carine, anche se un po' ovviamente particolari, però secondo me sono carine. E poi queste invece di Fornarina, anche queste non l'ho visto. Queste invece credo siano abbastanza nuove, anzi so che sono abbastanza nuove e sicuramente non le avete viste nell'altro video e sono, allora, questi sandali che da quando ho preso sto usando praticamente ogni giorno, li adoro e anche Tomas mi dice sempre che gli piacciono, vero? Quindi sono molto contenta di questo acquisto, sono comodissimi, mi piacciono tanto e anche questi appunto sono di Valentino. E poi qui un filo, ok? E poi li ho presi. E nel video haul, quando vi ho fatto vedere questi due sandali, pensavo fossero uguali. Invece poi mi sono resa conto che ovviamente il sandalo cambia, perché cambia la... insomma, cambia la struttura. E sono contenta però che non siano esattamente gli stessi. E questi invece sono nude. Anche questi super comodi, bellissimi. Sono stati...
sono contenta di questo acquisto perché li sto usando tantissimo. Questi due veramente li uso, cioè ho praticamente o questi addosso ogni giorno. E sono anche molto molto belli. Stesso discorso la linea Rockstar di Valentino. Mi fa impazzire per, sia per le calzature che per le borse, sono bellissime. Infatti, vabbè, questo è un po' un riassunto dell'ultimo haul alla fine, perché vi sto facendo vedere un po' le stesse scarpe. E queste sono, anche queste sono di Valentino, e le ho acquistate, voi sapete bene, l'ultima volta che stavo andando ad Amsterdam in aeroporto, sotto vostro consiglio. E sono delle ciabattine, sono in PVC, quindi vanno benissimo per andare al mare. Io cercavo un paio di ciabatte da mare perché ho sempre paura di rovinare le mie scarpe, quindi quando vado in spiaggia voglio essere tranquilla e volevo che fossero belle e che mi durassero, e quindi ho optato per queste. Anche queste sono nude, il colore l'avete scelto voi, perché io avevo dubbio tra queste e quelle nere, poi avete scelto queste e sono molto contenta di questa scelta perché vanno con tutto, posso abbinarle con tutto veramente, con qualsiasi costume, qualsiasi pareo, sono un passepartout. E sono le ciabattine in assoluto le prime che ho che sono così carine. Ecco, di solito avevo ciabatte da mare che usavo una stagione e poi lanciavo. Poi allora qui c'è un paio di sandali, anche questi li ho presi su ASOS e non hanno niente di speciale e non li ho ancora usati, e credo di averli comprati l'anno scorso, ma poi non so, non erano comodi, non ho ben capito perché. Comunque qui c'era uno spazio e li ho messi qua in modo molto sincero, ve lo dico. Poi qui sotto ci sono altri tacchi, questi sono forse i primi tacchi di marca che ho mai comprato, sono di Hugo Boss, anche questi li ho trovati ad Amsterdam, all'outlet però, li avevo pagati pochissimo. E poi queste sono invece secondo me le Louboutin più belle che ho, sono, non c'è scritto il modello, ma non è quello classico, volevo un modello un pochino più difficile da trovare in giro, e quindi queste mi sono piaciute subito. La classica, io le ho portate a fare la suola perché altrimenti le consumo in un nanosecondo. Sono molto comode, sono anche molto molto belle, sia con le gonne che con i jeans che con i pantaloni, sono bellissime, sono molto molto contenta di questo acquisto, molto soddisfatta. So che ve le avevo già fatte vedere però anche nell'altro video sulle scarpe. Poi qui ci sono allora tronchetti con un tacco molto alto, infatti non li uso molto spesso, sono scomodissimi. Queste invece le ho usate tantissimo, queste le ho prese da Steve Madden, anche queste ad Amsterdam, e sono stata molto molto contenta di questo acquisto. Poi un altro paio di tronchetti, questi me li avevano inviati, mi ricordo, quando ero ad Amsterdam, e sono, anche questi li ho usati davvero poco, perché sono comodi, perché hanno il plateau sotto, però il fatto che ci sia questo plateau non mi piace più tantissimo. E poi ci sono, allora, stivaletti, anche se non credo di averli mai indossati, vi dico la verità, un paio di volte ma non tantissime. E poi questi sono molto belli, anche questi li ho presi su ASOS e sono simili ai primi che vi ho fatto vedere, questi qua, ma appunto ovviamente sono di un colore un po' più cammello e hanno queste frangette che mi piacciono molto. E vi devo dire che non sembra, ma questo tacco è molto molto comodo. E poi allora sì, anche questi stivaletti mi piacciono tantissimo, ma mi sa che ve li avevo già fatti vedere tutti questi, e questi li ho presi su ASOS, e questi invece li ho presi in un negozio ad Amsterdam che si chiama Invito, non credo si conosca in Italia, ma è un buon brand. Poi vabbè, qua sotto ci sono le sneakers, ci sono le mie All Star distruttissime, le mie Adidas Superstar, anche queste super distrutte, e poi ci sono le Puma rosa che alla fine non ho mai messo e non sono ancora riuscita a mettere perché mi piacciono tantissimo da vedere, sono bellissime. Però non lo so, sono troppo rosa e non riesco mai ad abbinarle, boh, non so perché, comunque sono belle ma non le ho ancora messe. Poi qua sotto ci sono, allora, queste le avete già viste, questi sono invece i miei UGG che ho preso quest'inverno a Parigi con il fiocchetto, sono bellissimi, non mi sono mai piaciuti particolarmente gli UGG, ma questi con il fiocchetto secondo me sono troppo carini. Poi qui ci sono altri stivaletti che conoscete, li avevo presi da H&M, se non sbaglio, no, Faith, boh, non mi ricordo, comunque stivaletti semplicissimi. Altre scarpe veramente strarovinate, Fred Perry, le avete già viste. Là sotto ci sono altri stivali, anche questi li conoscete bene perché ve li ho fatti vedere nell'ultimo video sulla collezione di scarpe. Passiamo alla seconda scarpiera. Allora, qua sopra ci sono i miei stivali Stuart Weitzman, se vi ricordo i brand, Stuart Weitzman.
entrambi sono al ginocchio. Il fatto è che alle ragazze molto alte gli stivali sopra il ginocchio arrivano al ginocchio, e quindi io ho voluto prendere questi neri che sono un pochino più alti e sono sopra il ginocchio anche per me, che sono alto 1,77 m, altrimenti sto sempre a tirarmeli su perché mi stanno proprio sul ginocchio, quindi tendono a cadere col ginocchio che si muove. Quindi piccola storia, e li ho presi in questo beige che è molto molto bello secondo me. Poi c'è questo grigio azzurro, grigio, e questi invece sono neri. E poi allora qui sotto ci sono altre décolleté, sandali. Questi sandali li adoro, stanno benissimo secondo me con i vestitini estivi, insomma sono molto carini. Anche questi Steve Madden, anche questi molto comodi. E poi vabbè, queste sandalino le conoscete. Questi sono invece degli stivaletti Gucci, ma mi sa che già ve li avevo fatti vedere, li ho trovati a Trieste con un ottimo sconto tra l'altro. E poi qua sotto ci sono ballerine mocassini. Allora, queste due ballerine sono Chanel, le prime, quelle in total black, le ho usate tantissimo, quindi, e si vede anche perché le ho veramente stra usate, però continuo ad adorarle, sono perfette. All'interno hanno anche tutti i segni di Gatta Stellina, che un giorno si è appropriata delle mie scarpe e ci ha lasciato il suo zampino. Comunque continuano ad essere molto comode, indistruttibili, le uso sempre. Poi ci sono queste sono un pochino più delicate, sia il tipo di pelle che ovviamente il colore, perché essendo bianche ho sempre paura che si sporchino, si rovinino eccetera. E anche la gomma è diversa, perché qui la suola, cioè questa parte è più marroncina, mentre nelle altre è nera, quindi non rischio di sporcarla. Invece queste sono un pochino più delicate, però sono anche queste bellissime, sono super eleganti secondo me, sono, non lo so, un classico di Chanel questa ballerina, e sono stata anche molto contenta di averla trovata a Venezia per caso e le ho prese subito, ma penso di avervele già fatto vedere, anzi sicuramente. Poi invece qui ho i mocassini di Gucci. Allora, ci sono questi neri in lacca, sono classici, molto eleganti da portare con un bel pantalone, mi piacciono molto, e insomma, cosa c'è da dire? Li avete visti spessissimo su stories, su ovunque, quindi insomma li conoscete. E poi c'è la nuova aggiunta, ma credo di averli presi, sì, questa primavera, e questi rosa sono bellissimi con la cinghia dorata, anche questi sono sorprendentemente comodi, e loro dicono che si possano usare anche così, tipo ciabattina, però vi devo dire la verità, ci ho provato, è parecchio scomodo avere questa parte sotto, non mi è piaciuto, e poi si rovina la pelle, quindi non è una cosa che faccio, mi piace portarli chiusi, e secondo me sono bellissimi. E poi qua sotto invece ci sono le sneakers. Allora, queste sono di Gucci, le conoscete bene, le indosso sempre, e ricevo sempre un sacco di complimenti quando le indosso, quindi piacciono molto tutte queste perline. E poi queste sono invece di Valentino, le ho usate, strausate, forse dovrei pulirle, sono super comode quando viaggio, le indosso spessissimo, hanno queste borchiette, e sono parecchio semplici tutto sommato, però sono comodissime, si cammina sulle nuvole, quindi le adoro, ma anche queste sono molto comode, anche le Gucci. E poi ultimo arrivato, che ancora non ho indossato perché fa troppo caldo per mettermi le sneaker, boh, non lo so, ultimamente sto solo in sandali, però questo è l'ultima aggiunta, ed è la sneaker sempre Valentino. Si nota che mi piacciono molto le calzature di Valentino, e queste sono bianche con questa striscia rosata, volevo troppo prenderle rosa e alla fine mi sono fatta tentare. E poi allora qui sotto ho messo altre ballerine, queste sono di H&M, ne sono sicura perché mi ricordo di averle comprate. Queste sono di Call It Spring, le ho prese credo anche queste su Asos, devo dire la verità. E poi comunque sorprendentemente resistenti quelle di H&M, io non mi aspettavo che mi durassero anni e anni, ma comunque. E poi queste sono di Marc Jacobs, ancora mi ricordo quando le ho comprate ad Amsterdam con The Melza, e hanno il topolino, sono carinissime. A pensare che adesso posso dire di avere una foto e di aver conosciuto Marc Jacobs, è incredibile, perché all'epoca non mi sarei mai sognata. Poi qui queste anche le ho prese da H&M, sono carine, niente di speciale, perdono glitterini, anzi ne perdono tantissimi, forse dovrei buttarle, però non lo so, mi piacciono, sono carine, sono comode, boh. E poi allora qua sotto credo che anche queste le abbiate già viste tutte, ci sono delle décolleté e poi questi conchetti, ma sì, sono sicura che li avete già visti tutti. Forse l'ultima aggiunta sono state queste, molto carine, che ho preso da Motivi.
E poi qua sotto altri stivaletti. Anche questi penso che li abbiate visti già tutti, anzi sono sicura perché ce li ho da un sacco di tempo. E anche quelli sotto, quindi queste due file sicuramente li conoscete molto bene. E poi ultima libreria, questa è l'ultimo pezzetto. E allora, qui anche questi sicuramente li avete già visti, perché ci sono gli stivaletti Louboutin che inizialmente tutti detestavano, poi invece quando ho iniziato ad usarli negli outfit vi sono piaciuti, quindi a me sono piaciuti subito. È classica suola, ho fatto anche qui la suola in gomma e sì, mi piacciono molto, sono colorati, sono molto carini. Poi allora, qui invece c'è un altro paio di stivali al ginocchio, anche questi molto carini, e li ho presi su Asos. Hanno stivali sopra il ginocchio e al ginocchio molto belli su Asos, perché io, cioè, not sponsored da Asos, cioè assolutamente no, però uso tanto questo sito per gli acquisti. Quindi sì, se cercate stivali carini al ginocchio, comunque che non costino una follia, su Asos ne hanno sempre tanti. E poi, allora, queste sono le mie prime e uniche Jimmy Choo, che secondo me sono molto particolari, molto belle, sono molto comode e molto molto belle da indossare, specialmente con la gonna, non le vedo tanto con i jeans, con i pantaloni, forse potrei provare, non lo so, comunque anche queste le conoscete. Queste invece, queste ragazzi, sono molto molto speciali perché sono le scarpe che ho indossato per il nostro matrimonio. Le ho messe qua anche se vorrei metterle in un posto dove dare più importanza a questa scarpa, perché ovviamente è speciale, però non lo so, per adesso le ho messe qua. Poi se avete qualche consiglio su qualche sistemazione più carina per loro, datemi qualche consiglio. E sì, e sono le scarpe che ho fatto fare su misura, quindi è un modello che ho creato io, ed è un modello che ha utilizzato, cioè per crearle hanno utilizzato il pizzo del mio abito, cioè l'atelier dell'abito si è messo d'accordo con l'atelier delle scarpe, gli ha passato il pizzo del mio abito, così ho potuto fare le scarpe proprio personalizzate per me, quindi sono molto contenta e sono rimasta anche molto molto felice quel giorno perché erano molto comode, e quindi grazie al cielo perché faceva tanto caldo, sono stata tanto tempo in piedi e quindi queste mi hanno salvato. Poi qua sotto, allora, queste, vabbè, anche queste sono tra le mie scarpe preferite in assoluto, sono le ballerine Rockstud. Se non fosse per il fatto che sono così scomode, le avrei già prese in altri colori, il fatto è che magari negli altri colori va meglio, non lo so, però queste rosa cipria sono tremendamente tremendamente scomode, mi fanno vesciche sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore, spero che con l'usura, cioè con l'uso, si ammorbidiscano un po', però purtroppo devo sempre metterci cerottini, anche se le adoro, continuo ad usarle comunque perché sono bellissime, però c'è questa pecca. E poi qui c'è un altro paio di décolleté con questa, tipo questa rete, anche queste le ho prese su Asos se non sbaglio, sono molto carine, non so se le ho mai indossate queste, forse una volta. Poi qua sotto ci sono altri stivaletti di Louboutin, non ci ho fatto fare ancora la suola questi perché li ho comprati quando ho iniziato a fare già troppo caldo per poterli mettere, però sono bellissimi, sono i classici stivaletti Louboutin, sono, la punta è arrotondata, sono bellissimi, secondo me da usare in qualsiasi occasione, sono super comodi, amo il fatto che il tacco sia largo, quindi insomma, che se devo usarli per qualche ora non mi ritrovo con i piedi gonfi e doloranti. E poi ragazzi, ci sono le vostre scarpe preferite, io lo so, queste sono le scarpe preferite dei miei follower e di Tomash, cioè tutti le detestano queste scarpe, Tomash per primo, poi tutti voi, io l'ho capito, sono l'unica al mondo a cui piacciono, però a me piacciono, e sono le ballerine Miu Miu, le ho usate tantissimo, le ho anche bagnate tantissimo perché ci ho preso un sacco di pioggia, quindi questo è quello che è rimasto delle ballerine Miu Miu, a me continuano a piacere tantissimo, che cosa volete che vi dica. E poi ci sono, allora, le Jo Dior, allora, queste, ho preso le ballerine, non so perché, ma preferisco le ballerine che le scarpe con il tacco di questa linea, anche queste le ho usate tantissimo, allora, avevo una paura che fossero scomode, invece sono comodissime, non ho avuto problemi di vesciche né sulla parte del nastrino né davanti, super comode, super approvate, le ho usate tantissimo e non vedo l'ora di tornare ad usarle perché in estate, non so perché, ma fanno molto caldo, però sì, le adoro, le ho usate tantissimo, voglio usarle ancora tantissimo, le amo, e sto pensando di prendere un altro modello simile della nuova collezione
per vedere, insomma, così un altro modello non uguale, ovviamente, magari ho visto che ci sono quelli in pizzo, così vedremo, vedremo, perché mi piacciono davvero tanto. E poi c'è questo dettaglio con fiocchetto Jadior, secondo me sono bellissime. E poi qua sotto invece non c'è niente di particolare, ci sono altre ballerine, ciabatte, e, insomma, lanciate un po' così. Ok ragazzi e ragazze, questo è tutto. Penso di essermi soffermata su tutte le aggiunte dell'ultimo anno, anno e mezzo, due anni, quando ho fatto quell'ultimo video. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuta la mia collezione di scarpe. Qualsiasi domanda ovviamente scrivetemi nei commenti, suggerimenti per i prossimi video, tutto. Io vi mando un bacio enorme mia family, noi ci vediamo domani, che voi vedrete questo video mercoledì, quindi noi ci vediamo domani, che è giovedì, con un nuovo video. Ciao!